Colpo di scena nel procedimento giudiziario sulla violenza sessuale di gruppo avvenuta nel maggio 2010 a San Mauro Cilento. Nella giornata di ieri presso il Tribunale di Vallo della Lucania si doveva arrivare alla sentenza di primo grado e invece dopo 6 ore di Camera di Consiglio il giudice ha presentato un'ordinanza con la quale si chiede di risentire il fidanzato della vittima, non coinvolto nella violenza ma come testimone, e di effettuare una perizia psicologica sulla ragazza per stabilire alcuni aspetti della sua personalità. Il prossimo 17 luglio sarà conferito il mandato per la perizia alla professoressa De Rosa di Torino, mentre a settembre dovrebbe essere sentito il testimone. Slitta dunque la conclusione tanto attesa di questo processo che ha destato non poco scalpore nel Cilento. La giovane di San Mauro, che ricopre anche un ruolo lavorativo di responsabilità, assistita dall'avvocato Mondello, ha più volte raccontato la vicenda. Il 28 maggio 2010 accettò di andare a bere qualcosa ad Acciaroli con 3 amici, tra cui l'ex fidanzato. Nel paese costiero però non ci arrivò mai. Per strada infatti si consumò lo stupro di gruppo, per cui ora sono stati rinviati a giudizio tutti e 3 gli uomini, anche loro di San Mauro Cilento. Nel corso del procedimento giudiziario è stata accettata la costituzione di parte civile dell'associazione Mai Più Lucrezia, sostenuta dall'avvocato Falci. Si tratta della stessa associazione che il prossimo 15 luglio si costituirà in giudizio contro Alessandro Pili, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Pierangela Gareffa a Sapri.